un passaggio di competenze tra chi ormai è in pensione e chi invece sta ancora studiando. I protagonisti di questo cambio di testimone sono da una parte i maestri del lavoro, dall'altra gli studenti delle scuole superiori che durante l'alternanza scuola-lavoro hanno realizzato un progetto di start-up. I tre progetti migliori di due classi del Convitto Cicognini e una del Liceo Copernico sono state premiate nell'ambito del progetto Premio Start-up PCTO 2022. Abbiamo deciso di premiare quelli che hanno dimostrato di essere più attenti e più bravi nel fare questo esercizio, proprio per stimolarli, perché poi alla fine costruire una start-up vuol dire lavorare insieme, vuol dire prendere delle decisioni insieme. Il progetto ha dato vita ad alcune imprese innovative. Il nostro progetto si chiama Ivy, riprende direttamente le iniziali dei componenti del gruppo. Sono delle lenti a contatto fotocromatiche capaci di oscurarsi solo internamente ed esteriormente invece è visibile il colore dell'iride naturale. La nostra idea consiste nel creare questo dispositivo, un'interfaccia neurale che possa collegare il pensiero di una persona e di riportare in questo mondo virtuale dove è creato da noi. Abbiamo progettato un dispositivo che trasforma le onde acustiche in energia rinnovabile, quindi specialmente in questo periodo che c'è sempre più bisogno di nuove fonti di energia rinnovabile per combattere l'inquinamento, per combattere l'utilizzo di combustibili fossili. L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio della provincia di Prato. In questo caso si tratta di alcune start-up, tra l'altro molto interessanti anche per quanto riguarda i progetti che portano avanti, che dai banchi di scuola, sotto l'attenta guida dei maestri del lavoro, superano i confini delle scuole e speriamo vadano proprio a incidere in modo positivo nel mondo dell'impresa pratese.